Ok. Infatti più avanti. Ok. Non so da che distanza ci voglia, ok. Sì, deve stare tanto un palmo più tipo meno. Così va bene. Sì, ok. Va bene. E lui invece ci dobbiamo devi parlare proprio in questo in spazio. Ok, perfetto, va benissimo. E queste sono le cuffie. Ok. Buongiorno. Buongiorno, stavo dicendo facebookiani, ma quanto sei volgare, quanto sei volgare. Buongiorno a tutti qui sulle frequenze Facebook di Radio Castelluccio, siamo io e Francesco Di Pasquale, così si capisce però che anche io porto Di Pasquale di cognome, è vero. Tra poco iniziamo con la nostra bellissima puntata di Direzione Sport, Destinazione Sport, Direzione Sport, come lo vogliamo chiamare? Io sono ancora un po' indeciso. No, Destinazione Sport, Destinazione, siamo già partiti. Destinazione, io la volevo cambiare però. E abbiamo anche un bel ospite accompagnata. C'è cioè Daniele, mi fa figurare. Ci sta, ci sta. C'è l'ospite che ha accompagnato. Blaccaggio, stiamo già sta parlando di cosa parliamo oggi. Non si dice. Regia, ma quanto manca? Quanto manca? 8 minuti. Devo stare 8 minuti a parlare così. No. E il mio cabaret arriva fino a un certo punto. Vai, dici una barzelletta. Diciamo una barzelletta. No. Diciamo no. Allora, neanche posso iniziare. No. Che stai facendo? Questo lo sai che si chiama fobbing? Lo sai cos'è il fobbing? Come no? Ah, lo sai. Poi potevi far finta di non saperlo. Non lo so. Ecco. Ospite, senza dire il tuo nome, ma tu sei emozionata di essere in radio? Molto emozionata. Ecco, iniziamo. ma magari c'è la gente che non sa leggere. Un ragazzo da capire. Ma può darsi che non c'era il nome. Io non lo so, non vedo. Non... Io faccio finta che sto alla radio, anche se sto parlando. È la camicia, e allora... Dobbiamo lanciare il sondaggio. Okay, come ogni ok. Allora sappiatelo, ho fatto questa cosa perché? Perché tutti i lunedì, come buon auspicio di inizio settimana, c'è il sondaggio di Radio Castelluccio / Saiano Sport 24. Preferite lino in polo o in camicia? E io invece ho messo sia camicia che questa strana felpina, giacca felpina. Che oltretutto mi sta facendo un gran caldo, devo dire. Insomma, di cosa parliamo oggi, oltre a? Oggi parliamo di ricette. Ricette. Oggi parliamo di ricette, purtroppo... La salsa granata, la salsa granata oramai ti ha contagiato. Dovevate sapere che noi facevamo un programma che si chiamava così. No, come non si dice? Comunque, dato che a me piace cucinare, ho fatto un programma che partiva da salsa granata. E quindi tutti quanti pensavano che noi parlassimo solo di Salernitana. E invece no. Perché il binomio salsa e granata era un po' un tutt'uno. E a te piace cucinare? Sì, volete qualche ricetta delle mie parti? Dietetica. No, qualche ricetta brianzola. Ho paura, onestamente paura. Ricetta brianzola. Che cosa si mangia? Vabbè, di Monza c'è il risotto alla monzese, proprio una cosa tipicissima della mia zona. Con lo zafframa c'è anche la luganega, che è la salsiccia quella fine... Perfetto, dietetico invece? No, di dietetico no. Di vegetariano magari? Vegetariano, cosa non vi ci posso sono proporre? Vegetariani a Monza. Ma vi proporrei pizzoccheri, che sono un po' più a nord della Valtellina, però sono vegetariani. Che nome? Pizzoccheri. Con due Z? Sì. Ecco, come Monza. No, Monza. Za. Il Monza sta andando bene. A proposito di Monza. Vabbè, non si parla di calcio oggi. No, lo so, era giusto. Era giusto per dire. Sì. E allora. Ascoltiamo. Okay. Quanta manca! Che ci sentiamo la mobilità? Sta in mobilità. Stavo facendo un controllo. Mobilità. Dopo il maltempo di questi giorni, veramente. A
proposito di mobilità, sabato scorso sulla tangenziale ho trovato la grandine. Non mi ricordo. Oggi invece ho trovato un paraurti. Ah, bene. Questa dimensione. Sempre all'altezza. Come della zona. La sempre alla zona all'altezza della zona orientale. A proposito di zona orientale, mandiamo un saluto al nostro amico. Non se lo merita perché mi sta trattando male. Noi oggi tifiamo a Ricky Rugby. C'è già un saluto sulla diretta Facebook. Ilenia Bollini che urla Gaudino. La conosco così. Ciao Ile. Presentiamo giusto così a volo e poi tu facci sempre segno così ciao. Ok, capito, una cosa che non ho visto tutti i risultati. La Renate sono giocato, vero? No. Giocato lunedì scorso. La prossima in casa era tutto. Alvaro Soler è come Michael Bublé a Natale. Esce a giugno. Ma ora hanno scongelato Michael Bublé perché aspetto l'album. E adesso a Natale uscirà. Ecco. Lo stanno scongelando. Prepariamoci un mese di Last Christmas, Mariah Carey, Michael Bublé. Poi chi più? Qualche revival dei Wham. Hanno esordito bene questa. Cioè prima partita per il 96-2. A ieri la contro qui? Contro chi? A Roberto Grimaldi. La squadra si chiama Roberto Grimaldi. Roberto Grimaldi. La squadra di papà. Un altro pareggio questo. Ah. Andavo dopo 3-3. Non è la stessa della settimana scorsa, no sicuro. E l'ha messo Sergio ieri. Ah. Fatto Berrettini? Mica lo sai. Mi sembra che ha vinto, infatti domani. Impossibile contro Nadal. No, Djokovic deve giocare contro Djokovic deve giocare. Domani sicuro Roger contro Berrettini. Che io sappia. Io ho messo sicuro quello, ma contro Quindi il talk d'apertura a minuto e basta. No, qua mi sento in mono però. Buon lunedì amici di Radio Castelluccio, RCS 75, buon inizio settimana a tutti i nostri ascoltatori sia in FM Radio che sulla diretta streaming Facebook della pagina della radio, qui sempre nella location della fabbrica. Lino, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ti vedo abbastanza tranquillo, forse non hai trovato grandine questa volta. No, ho trovato solo un parafango sulla tangenziale. Perfetto, una città ricca di scoperte, ricca di risorse. Però torniamo invece alla nostra trasmissione e ovviamente non possiamo non parlare di sport. Abbiamo qui ospite oggi, niente po' di meno che una voce e una presenza femminile della Ricky Rugby Salerno, Silvia Godino, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, com'è questa prima volta in radio? Particolare, non c'ero mai stato in una radio prima d'ora. Perfetto, noterete l'accento tipico del quartiere di Torrione, però questo poi parleremo successivamente. Prima ci ascoltiamo una canzone e poi sempre in onda qui.
Bene. Cosa non ti trovi? La tennis? Hai visto che Cremonese vince contro Berrettini, capito quelle cose? No, 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 l'avevo taggato bene. Però sarà di un'altra cosa, giusto? Di Londra, ok. ATP Finals London. No, la squadra è nata nel 2012, giusto? La Reiki, sì. Sì. Quante squadre di rugby ci sono a Salerno? 2 ZO e voi, ah sì, vabbè, però sì, ma non giocate nella stessa categoria, però no, neanche con la ZO. ZO e Battipaglia giocano nella C2. Vabbè, Battipaglia, però io dicevo proprio Salerno. No, no, Salerno e ZO sono due gironi, cioè due gironi diversi, girone 1 e girone 2. Sì, è sempre C, però diciamo che loro sono nella C alta e gli altri nella C bassa, diciamo. L'hanno diviso la Serie C in due gironi. No, vabbè, come lo dobbiamo chiamare? C1 e C2, come se fosse C1 e C2. Sì. Ah, ecco. Voi siete nella girone H, giusto? Campania. Sì. Girone H. Esatto. Noi abbiamo la possibilità di risalire. Loro invece C1 andranno. Allora, ma in realtà potrebbero partecipare a un barrage che per poi poter accedere alla finale. Ma diciamo che dalla C2 puoi andare poi a lottare per le squadre che vogliono salire. È un po' dura. Di solito perdono la prima uscita, capito? Perché ovviamente che è tipo una pool, diciamo, ho detto che. Sì, è tipo una pool. Un pool promozione, pool sì. Io sono la prima del girone 2 che partecipa con le due del girone 1 e degli altri delle regioni, della pool, eccetera. È un po' complicato. Poi noi andremo a fare le finali, dovessimo fare primo e secondo con Sicilia e Puglia. Ah, ok. Tipo un girone sud, praticamente. Sud, esatto. È una sola poi andrei. Ho visto che i gironi della C sono tipo la serie D del calcio, girone A, B, C, D, fino all'H, no, fino alla I. I gironi sono territoriali. Perché sono territoriali, sì. Quindi a livello di territorio ce ne sono altre squadre in, oltre alla Battipaglia o Battipagliese? Battipaglia. No, vabbè, Napoli c'è una bella realtà che è Napoli sono in Serie A. Come provincia? No, basta. Noi siamo focalizzati come provincia, come sì. Salerno e provincia, sì, sì. No, come sport. Gli amici sono amici nostri, abbiamo fatto un anno insieme in generale. Nel rugby c'è questa cosa, non c'è rivalità. Il terzo, il famoso terzo tempo. Quando qualcuno che ti dice parla solo di me, allora noi siamo amici con tutti, quindi... Hai capito ZO Rugby? Hai capito Francesco Saggese? Noi pure con loro siamo molto amici, certo. Giri, sì. Lasciamo di turno, c'è di qua e di Torniamo in onda qui a Destinazione Sport con Silvia Gaudino della Reiki Rugby Salerno. Silvia, siete una squadra tutto sommato giovane, siete nati nel 2012. Sì, siamo nati nel 2012. In realtà all'inizio c'era solo la squadra seniores, maschile, e poi ovviamente la società si è allargata un po' a tutti i settori. Spiegaci un po' come ti sei avvicinata a questo mondo del rugby. Beh, io diciamo che è una cosa di famiglia, perché mio papà giocava da giovane, poi è diventato allenatore, io ho iniziato a giocare, mio fratello e così, via dicendo. Ah, quindi diciamo una famiglia di sportivi. Esatto. Prima offline dicevamo che c'è anche una specie di settore giovanile nella Reiki Rugby, giusto? Sì, soprattutto da quest'anno e dall'anno scorso abbiamo iniziato a puntare molto sul mini rugby, quindi sui bambini dai 4 agli 11 anni. È un settore che sta crescendo molto, infatti sabato scorso abbiamo fatto proprio un concentramento con le altre società campane al Vestuti, nonostante insomma il meteo non proprio favorevole è venuta una bellissima manifestazione, c'erano 150 bambini comunque sul campo, è stato molto divertente anche per loro.
Secondo te quanto è facile, o meglio, quanto è difficile far comprendere e far avvicinare soprattutto questi bambini che sappiamo ormai bambino vede solo il calcio? Eh sì, è proprio questa la sfida, diciamo, far conoscere anche il rugby, perché è uno sport molto, cioè, pieno di valori comunque, e per un bambino secondo me è molto utile. Poi è uno sport di squadra e insomma il bambino si diverte molto. Spiegaci un po' questo, tra virgolette, fenomeno del terzo tempo nel rugby, come funziona? Eh sì, alla fine della partita. Ti dico che Lino ama andare a quelle partite di rugby perché nel terzo tempo si mangia, giusto? Alla Z-O mi vogliono bene proprio per questo. Sì, sì, si mangia tutti insieme. Mi vorrete bene anche voi? Assolutamente, sei invitato quando vuoi, un piatto sì, di pasta c'è anche per te. Come funziona quindi questo terzo tempo? Niente, finisce la partita e poi tutti insieme si va a mangiare qualcosa insieme, si scambiano due parole sulla partita o anche su altro, insomma, comunque si cerca di essere amici con tutti, ecco, insomma. Quindi forse è l'unico sport in cui c'è rivalità fino a quando finisce e poi tutti amici? Sì, 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 esatto, anche perché poi essendo uno sport molto duro di contatto, così deve essere, nel senso, in campo comunque bisogna essere sempre leali e poi fuori finisce tutto, insomma. Bene, una bella pagina di questo sport, sport che torneremo ad approfondire tra poco, ma prima c'è un'altra canzone. Cosa? Che dici? Non ti piace la canzone? Volevo sentire la musica. Tu vuoi parlare in libertà, tanto il ok, tempo sì, vai, sì. Senza problemi. Anche io posso parlare in libertà. In che senso? Vabbè, sì, lascia sì, perdere. Sì, sì, sì. No, come vai a giocare al rugby? No, come ho iniziato, mi ha chiesto. Giusto. Vabbè, gli altri non lo sanno, quindi la deve presentare. E bisogna partire dall'ignoranza. Comunque è bella questa cosa di una volta si insegnava il calcio, i valori dello sport attraverso il calcio, quindi nei settori giovanili. Adesso invece si parte dal rugby. Anche fa capire un po' quanto si è macchiato il calcio negli ultimi anni, e dall'altra parte quanto si sta insegnando attraverso il rugby, con i valori proprio del fair play che l'ha portato proprio il rugby. Ah sì, adesso anche le aziende lo utilizzano, sì, è vero. A Monza lo facevano tantissimo, per esempio, adesso anche a Salerno l'ha fatto un paio di volte già con qualche azienda. Quindi non solo la classica sponsorizzazione, ma anche no, proprio fare team building, proprio anche col gioco del rugby, cioè le persone dell'azienda che giocano, poi fanno il terzo tempo, ovviamente poi fanno le solite la riunione, il gruppo, sì, più che altro si parla di lavoro di gruppo. Qual è molto importante la collaborazione, sì. Come tutti i sport di squadra, il rugby di più, perché si gioca in 15, uno dei pochissimi sport che gioca 80 persone. Per questo vicino ai rugbyisti si dice rugbyista a 15, che spesso no, perché ci sono altri, cioè tipo c'è anche rugby a 7, che è molto più veloce, si gioca solo in 7 per squadre, ed è il rugby che c'è alle Olimpiadi praticamente. Invece il rugby a 15 non è sport olimpico, perché comunque le partite sono più lunghe, invece a 7 un quarto d'ora è finita la partita praticamente. Ma la differenza sostanziale Sì, sì, prego. Football americano, No, è proprio diverso. Sì. Cioè solo la palla che è di forma simile. Ma anche la palla non si può passare in avanti. Esatto, a rugby non si può passare in avanti. A parte con il calcio. Quindi solo anche il sistema di punteggio, no? Sì, 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 è diverso. Adesso non so i punti del football, ma non sono sicuramente uguali. Invece non è rugby, non è così. È solo un sistema di misura, fondamentalmente. Infatti, molto al bar di quello è un po' più violento, no? Perché sì, nel senso che, tipo, per esempio, lì puoi anche andare addosso a chi non ha il pallone, per esempio. No? Nel rugby tu puoi provocare solo chi ha la palla. Cioè, invece là comunque diciamo che ovviamente c'è più forse contatto, anche non nel momento solo del placcaggio, diciamo. No, dal punto di vista storico, il rugby comunque mi piace tantissimo. Anche perché lo stesso calcio è uscito proprio dal rugby. Una parte del calcio. Infatti, in realtà il rugby è iniziato, cioè tipo giocava una partita di pallone e un inglese, Webb Ellis, ha preso la palla e ha diciamo introdotto, cioè ha fatto nascere diciamo questo nuovo sport. Sì, esatto. Sì, sì.
È bello che poi tanti, molte delle squadre che sono nate agli albori erano delle unioni sportive, delle polisportive, anche la stessa Juventus si chiama così proprio perché viene dalla football club, ma sono delle branche che sono nate. E il fatto che si praticassero tanti sport in un solo club pure dava un senso di identità. La stessa Salernitana era un'unione sportiva. Quando nel periodo di presidenza di Aniello Liberti, lo stesso Liberti voleva ricreare una collaborazione con altre squadre. Infatti secondo me non era una cosa brutta, perché alla fine poi all'interno della stessa società puoi provare anche magari tanti altri sport, ma non solo, anche con società diverse ma collaborazioni aperte, magari fare un carnet di abbonamenti unici, portare sponsor da una parte e dall'altra, che va bene sia per le società che per Vede lo store me la compra. Vede lo store, a proposito, no, interno nostro non abbiamo una vera cosa. Qualcuno, capito, mogli, fidanzati, si avvicinano, bambini, poi comprano. Mm. Però non abbiamo una diffusione. Se volete, noi siamo aperti anche su questo. No, veramente, noi poi ne riparliamo. Sull'aspetto marketing. Okay, no, mi piace. A parte i colori di Salerno. Adesso per studio abbiamo si parla di reggae. Il comune c'è questa possibilità. Dove? Al Vestuti. Allora, ma noi abbiamo presentato la voce fuori campo. Allora c'è un fantasmino che alleggia. Che volo centro. Dalle tue parti invece, Silvia, è molto ben diffuso il rugby, no? Sì, vabbè. C'era la Aspetta. Sono i campi innanzitutto. No, ci sono i campi. Vabbè, ma che a Salerno ci sono le montagne, sai? È per questo che non si fanno le piscine a Salerno. Quella è naturale. Diciamo che la prima regione è il Veneto, ovviamente, come diffusione del rugby. Però anche la Lombardia gli va dietro con un buon ritmo. Sì. In provincia di Milano. Vabbè, chiaramente c'è anche un fattore di tipo di sponsor. Senza gli sponsor è difficile. Però c'è anche il numero delle persone, quella è la cosa. Ma anche pure una bella realtà, c'è tante squadre. Aspetta, sale 1 milione di abitanti, 2 milioni di abitanti, quanti c'è a Napoli? Quindi no. Certo. La provincia di Salerno fa gli abitanti di Napoli. Esatto. Vabbè, chiaro. Servono le strutture. Ed è un'altra cosa della quale parleremo oggi, giusto? Beh, diciamo noi il nostro obiettivo è anche finalizzato a questo, non solo far conoscere volgarmente gli altri sport, però soprattutto mettere in evidenza il problema impiantistico a Salerno. Questa è sempre stata la nostra missione da che abbiamo aperto il giornale. Diciamo che siamo un po' su questa cosa. Sì. Qualcuno ci potrebbe dire chiamare polemici, però non è polemia, non è finalizzata alla politica, ma finalizzata veramente allo sport. Certo. Sì. Ci sono tante squadre che sono costrette ad utilizzare gli stessi palazzetti. Ma la ZO le partite in casa le gioca ad Avellino. Sì. Esatto. Cioè, lo sappiamo perché Francesco proprio questo ci disse. Bisogna dirlo, però devo spezzare una lancia a favore di Francesco Saggese. Venne qua e mi portò una maglietta. Mannaggia! Che non mi entrerà mai. Non mi entrerà mai. Infatti la feci vedere a mia moglie e disse: questa me la metto. Questa è solo appesa. Questa è solo appesa. È chiaro, insomma. Ecco. Qua dobbiamo mettere una regola, Francesco. Chi viene deve portare. Mannaggia, non ci abbiamo pensato. Qualche cosina. Oddio, mi portarono anche la tessera di iscrizione al club, per la verità. Sì, perché volevano che tu mettessi i soldi, però. Ecco. Fondamentalmente non i soldi. E avevo un euro. Per il momento, sì, l'euro. Molto caso sei azionista di maggioranza, pure con quello. Da qualche parte bisogna iniziare. Allora, la loro squadra femminile la chiamano le Barbare. Sì. Grande. Angelica, te la ricordi? Sì, si allenano, sono forti. Anche come è nata ZO
rugby popolare. Il fatto che ci sia questa parolina popolare in mezzo pure dice tanto. Loro stanno da fare pure adesso a San Giuffra, che hanno sistemato il capo loro, sono andati loro a pulire, è perché giustamente si aspettano l'assessorissimo. Che aspettiamo? Andiamo noi. Tagliato lei. Alberto Gentile. Bravo, Gentile. Visto, ragazzi, credo. No, dai, che aspettiamo? Facciamo. Il padre è uno con questo pure inserito in politica, sì, però. Sì. No, non ci fai. Facciamo noi che ciò prima. E vi prometto che alle prossime elezioni. Sbagliato politico. Sbagliato politico. Ma senti una cosa, io mo sto vedendo la canzone, no? Mohamed che c'è. Ma lo vogliamo chiamare un pugile una di queste volte, che dici? Ma li metti tu là, ci metti tu. Bisogna stare attenti a quello che dite voi. Se sbagliate esatto. Qualcosa. Un'altra volta vedo il nostro boss che sta con una mano in faccia mentre stiamo parlando. Ho paura che... Se ci senti dici sì. Non ci sente, no. Dice no. Sento la diretta, vabbè. Meno male, quella mano in faccia era per qualche altra cosa. I bolletti! Appena sull'orologio, questo qua, vedete, dice 29,50 secondi, vi fermate perché ce l'ho resa. 29,50. Ah, perché okay. 10,30 dobbiamo fare. 29,50. Tu fai sempre così, io ti vedo. Sì, esatto, quindi avete 3 minuti. Puoi parlare per 3 minuti. Addirittura. È il 31esimo... Torniamo in onda dopo questa canzone di Marco Mengoni, Mohamed Ali, sempre qui sulle frequenze di Radio Castelluccio RCS 75, sempre con Silvia Godino della Rechi Rugby Salerno. Ma non solo, io so che sei stata anche capitano della nazionale italiana di rugby. E questo sì. Me l'ha detto il mio amico Daniele, che è la voce fuori campo dell'offline in diretta a Facebook, che saluto. Anche lui gioca come centro, mi dicevi, no? Della... Esatto. Io pensavo fosse un fantasma. Questa voce fuori dal coro. Ho gli schermi qui davanti, non vedo niente. Daniele che gioca come centro. Esatto. Che ruolo è il centro? Il centro è un ruolo in cui si corre, ma c'è anche molto contatto. Quindi mazzate. Ah, per questo mazzate, lo vedevo sì. Spesso un po' violaceo. Esatto. Vabbè, quelli sono incidenti di gioco, non ci puoi fare niente. Silvia, ti faccio una domanda particolare, nel senso che, data la tua comunque esperienza in nazionale, c'è stato comunque un momento nella vita in cui hai detto forse non riesco a farcela? No. Determinata? Sì. Ah, ok, sì, buono. Sì. Diciamo che sì, quando decido di fare una cosa cerco sempre di portarla a termine e finora l'ho sempre fatto, insomma. Cazzuta la ragazza. Non si dicono le brutte parole, non no? Non ho detto nessuna parola. Sì, ho sentito. E invece qualche consiglio per far avvicinare appunto queste figure femminili a questo sport comunque di contatto? Sì, sicuramente è uno sport di contatto, ma vabbè, diciamo che purtroppo il problema è sempre il pregiudizio, nel senso che si pensa che se giochi a rugby, non so, diventi un maschio o cose del genere, insomma, cosa che invece non è così ovviamente, perché nel campo è una cosa, fuori dal campo è un'altra. Io invito sempre a provare, perché comunque è uno sport che ti dà tanto, che ti forma, che ti fa crescere, che appunto ti insegna anche tante cose, come può essere anche la determinazione per raggiungere un obiettivo. E non so, a me ha dato tanto, insomma, anche nella vita. Ti ha dato anche un marito? Mi ha dato anche un marito, perché ci siamo incontrati in campo, effettivamente sì. Ti ha placcato, si dice così, giusto? Sì, diciamo di sì. Noi torniamo tra poco, prima però conosciamo insieme l'ora, perché Lino purtroppo non ha messo l'orologio. Vai con l'ora esatta. Non mi sto nascondendo, amici. Dove hai giocato quella, la prima partita con la nazionale? Io qui ce l'ho in Francia. La mia prima partita con la nazionale l'ho giocata in Francia nel 2001. Ah. A Lille. Un paese che si chiama Lille. Lille. Lille de France. Lille. Sì. No, quella è Lille. Lille. Lo so.
Era per fare capire, per far capire agli amici francesi che ci stanno ascoltando. Non dire così, che comunque sai che abbiamo abbiamo i lettori anche in Francia, se sai. Lui l'ha trovato. Lui si è messo a cercare. C'è una squadra, in Russia che per il torneo, mo ci vuole aziendale, ha scelto di chiamarsi Salernitana Russia. Quindi ha fatto il completino loro, granate e bianco. Sì. Poi c'è un nipote di un emigrato salernitano in Minnesota, in America, e lui ha creato questa fanpage Salernitana USA, dove praticamente scrive e fa conoscere, diciamo, in America come si muove la Salernitana. Ah. Un ragazzo francese appassionato di Serie B, in Salernitana nel mondo, sì, infatti. Ha creato una pagina Facebook e un sito che si chiama Serie B Ellissima, Serie Bellissima. E in particolare incentrato sulla Salernitana, perché dice che una squadra che ha comunque una cultura, una passione, eccetera, eccetera. Anche in Africa trovassi qualcosa del genere, no? In Africa c'è un missionario che ha organizzato, non so se in Kenya o tipo Lesotho, una parte dell'Africa, comunque. Questo missionario in questo campo con dei bambini ha fatto tutte magliettine granata. E sti ragazzini praticamente... Dai, che bello! E prossimamente uscirà sul sito un fan club Sunderland, non mi ricordo sia Sunderland o quelle parti da là, nei dintorni, insomma, con Salernitana England. Anche a Little Italy c'è una... c'è un ristorante su Salerno. Esiste. Matteo Ciro a New York, come si chiama? Sì, no, sembra Matteo. San Matteo, esatto. San Matteo. Vedi che è informato, Daniele, più di te. E in realtà esiste anche una città che si chiama Salerno negli Stati Uniti. Sì. Porto Salerno. Porto Salerno. Fondata da... No, in Florida. Sì, sì. Fondata è lì praticamente dove sono nato io, per questo sono. Eccolo. Dopo di che parliamo? Di Porto Salerno. Di Porto Salerno. Google Map. Siamo Porto Salerno. Dopo c'è il tuo momento con la maestra d'inglese, quindi devi... Allora devi sapere, questa parte qua lui la fa fare a me apposta. Cioè, in che senso? Perché lui è un vero escremento, perché non so voi dicono che io dico parolacce. In realtà... Oh, io scrivo Luca dalla mattina alla sera, e quando non scrivo mi devo sfogare. È giusto. Ecco. Luca, come... Vieni a sfogarti al campo di rugby, dai, vieni anche tu. Faccio la palla. Ma va, lo sai che è uno sport per tutti. Praticamente ogni volta che Lino annuncia una parola in inglese, una maestra di inglese muore. Quindi, mi dispiace. Sei un vero escremento. Sei un marrone. Capito? Sei un Diego Fuser. Io facevo football manager da svincolato. Siamo sempre qui in onda su Radio Castelluccio con Destinazione Sport. Lino, vogliamo leggere un po' di local news? Che cosa è successo a Salerno? A te le belle cose. Sapete che noi siamo sempre molto attenti sullo sport di Salerno e provincia. Allora, grande successo della Virtus Arechi Salerno, che ha steso il Valmontone. Il Brogata Blaugrana vincono e convincono complice una prestazione davvero sontuosa messa in mostra dai padroni di casa nel corso di 40 minuti, che consentono dunque alla Salerno dei Cesti di godersi ancora il primato del girone D del campionato cadetto in coabitazione con la Pallacanestro Palestrina. E invece, da gioie e dolori, soprattutto dolori dal basket Bellizzi, quindi sconfitta ad Angri contro l'Anghi Pallacanestro, dicevamo 85-67, più o meno sullo stesso risultato della Virtus Arechi Salerno. Invece ottima prestazione del Volley Bellizzi, che vince 3-0 a Caserta, Volalto Caserta. Anche sulle parole italiane sono grande fortuna. Le maestre di italiano ci scuseranno. Comunque sempre gioie e dolori per il sempre farmacia di Bellizzi.
successo per le Whiskards, l'ho detto bene, per le sale di Whiskards che supera nettamente 3-0 il Volleyball 70 e c'entra la prima vittoria casalinga. Allora, per quanto riguarda il calcio a 5, qui anche qui, insomma, risultati in chiaroscuro. Si intravedono segni di miglioramento per l'Alma Salerno, che incassa però la sesta vittoria, la sesta sconfitta, magari vittoria, in campionato, che perde 4-2 sabato a Viggiano. Prima vittoria storica invece per la squadra della Folgore Acquavella femminile, che vince con la Roberto Grimaldi. La squadra di Acquavella ha fatto il suo esordio nel campionato VGC. Belle sorti per le Cilentane, no Francesco? Assolutamente. E invece ancora un pareggio per la Fel di Eboli, 3-3 con l'Arzignano, e la squadra di Eboli comunque rimane da quelle parti in classifica. Comunque non perde contatto con le prime. E allora, torniamo all'ospite. Che dici? Non la potevamo tenere un'altra poco. Ma prima parte. C'è una canzone. Mi sono preso tutto il tempo. Vabbè. Così deve essere. No. Bisogna dare spazio a tutto lo sport, Ciccio. Sì, ma devi essere più fluido. Non puoi pensare alle maestre di italiano che muoiono. Poi dopo fai una preghiera per tutte quelle. Comunque peccato per l'Alma Salerno. Spendiamo un altro po' di tempo, perché hanno fatto tanto per salvarsi lo scorso anno. E invece questa Fulgo possiamo ospitare qualcuno dell'Alma questo periodo, no? Se aspettiamo il periodo, sì. No, Marta, non mi picchiare. Marta è la nostra amica dell'Alma Salerno. Proprio per questa cosa. Detto perché abbiamo portato fortuna. Appunto, ci porta bene. No, portiamo fortuna. Non svegliamo. La scorsa l'ospitata in un'altra radio stavano. E una delle terza quarta ospitate venne il presidente dell'Alma, giusto? Sì, Bianchetti. E il capitano Bianchini. Dell'Alma, Facundo Galignales, un ragazzo argentino al primo anno in Italia. No, il secondo. Primo. Che mi ricordo che parlava un po' così. un po' come Zanetti, no? Zanetti. E infatti dopo la nostra ospitata vinsero 3-1. Allora bisogna invitarli. Lunedì prossimo abbiamo già un ospite. Dobbiamo già dire da mo o no? Eh? No. Altrimenti perde l'Alma Salerno. Rinaldo Fasanaro, non fare casino, Daniele. Manco sta parlando, poverino. Già sa. Ricorda un po' Ayrton Senna. Sì, Daniele. Un po'. Ah, vabbè, perché scusa, mica correrà mai in una Formula 1. No, lui. Non penso proprio. E mo dice guida tu dopo. Beh, ma di solito guido io. Ecco, abbiamo scoperto quindi chi porta i pantaloni. PG, ma da è troppo lungo. Luigi, già fatto qua. Vieni qua. Stai preoccupando sui nomi in inglese, ti vedo abbastanza. Sto ripassando. Questa Feldi che pareggia per la seconda volta. Lino Grimaldi, Avino, sei un grande. Ti voglio bene per Luigi. Rinaldo Fasanaro, si sente. sì. Quindi puoi dire Rinaldo. Ma questa squadra che si chiama Roberto Grimaldi, secondo me doveva essere un mio parente lontano. Ma fai anche un traghetti qualcosa? Sì. No? Che è il papà. Ah, il papà. E la barca del papi. Ah, capito. Meglio prendere Grimaldi che Caronte quando si tratta di traghetti, però. Assolutamente. Sai com'è? La letteratura insegna. Penso che mi manchino anche le due monete. Volendo sulle. A proposito di due monete, faccio un po' di autopubblicità, tra un po' esce il mio secondo libro. Come mangiare mettendosi la polo. Mi
Mi raccomando, andatelo a comprare. Ma dici il titolo? Appunto. Parola ciascuno. Ah, ok. Ho detto la mia, andatelo a comprare. Andatelo a comprare. Andatelo a comprare. No, scherzi a parte. Prima stavamo nominando Francesco, che San Francesco Sagese, che apre la sua casa editrice questa settimana, quindi il mio secondo libro. Per questo lo voglio tanto bene a Francesco. Vabbè, Daniele, mi dispiace. L'ultimo talk, Luca? Ok. Ah, la pubblicità della Oracom, stavo notando. Non si fanno marchetto in onda. No, vabbè, ma sono... Prima di tutto ci lavora mia moglie. Poi la Oracom, pago la bolletta a Oracom. Due marchette in una, infatti. Esattamente. A questo punto diciamo, se vuoi un buon caffè, dove devi andare? A casa mia. No, mamma. Oh, vabbè, eh. Eh no, scusami, fin quando io non vedo nero su bianco la maglietta. Bravissimo, bravissimo. Fin quando io non vedo la maglietta, non faccio pubblicità a nessuno. In questo caso è giallo su blu. Ma dovessi dire oro nero su bianco. Dillo. Senti una... Però oro nero, ma qual è quella pasta, no? Le sappassero, sì. Quindi non c'avete quella cosa di cioccolata che cade, com'è? Sì. Sì, allora può. Ci vengo. C'avete il rubinetto di cioccolata che... Quando fai bella. Il cornetto, sì. Guarda, questo sono illuminati gli occhi, vedi? Appassionati la domenica mattina. Ma vogliamo ricordare che la prima volta che la facevo... colazione non era la domenica mattina. No, sto dicendo che quando abbiamo vedo qualcuno che si avvicina. Vedo qualcuno che si avvicina. Chi è il boss? È il boss. Ciao ragazzi, vado via. Ci vediamo domani mattina. Fai sempre attenzione quando parli. Non vinci. Eccolo qua il microfono. No. A me. Eccolo qua il microfono, vedi, me lo sono preso. Ci sempre e perdi l'audio. Vedi, visto quanto è difficoltoso. Ciao. Questo microfono un giorno ci faremo quello che si attacca qua. Devo e vai. Il microfono è tanto come bambino. Esattamente, esattamente. E io non riesco a stare fermo, nonostante la mola. La mola. La mola. Esattamente, nonostante la mola antonelliana, non riesco a stare fermo quando sto qui e quindi mi giro. E che stavamo dicendo? Che stavamo parlando? Cioè, stavamo rientrando? Trasissime... Stiamo rientrando? No, c'è ancora tempo. Mamma, questa canzone è troppo bella. E pure a pranzo di Natale me la sento. Sicuro. Ma questa canzone è stata fortissima. Ma da poco si sta iniziando a prendere, però ancora non tanto. Mentre mamma porta la lasagna il 24 dicembre si illuminava. Ma perché quest'inverno ancora non sono uscite che fate canzoni? No, perché quest'inverno ancora deve finire. Perché sai, non è neanche iniziato, veramente, ma è già Natale. Ma solo due o tre che sono diventati tipo Rock Hunt, quello là della Dance Monkey. No, esatto. Ti volevo dedicare già. Ti volevo dedicare il suono e poi certissimo. Quello là, Ritmo di. Il pezzotto degli Snap, del Ritmo of Night. Con Jay Berwin, era? Ah, sì, forse ho visto un pezzo. Se quanto sì. Hanno pagato per prendere i diritti della canzone Ritmo? Ma infatti, capite, Corona, quella canzone là che ha fatto già... Sì, Ritmo of Night, Corona con la scritta degli Snap. È stato intelligente, cioè è stato fuffo, nel senso ha pagato un sacco per farlo, ha fatto una canzone che costa ascoltare. In euro hanno pagato, non 1.2 milioni, 1.3 milioni, perché sentivo, vabbè, 105 ieri, e, però cioè, perché J Balvin ha rivitalizzato i Black Eyed Peas, erano morti praticamente. Quindi mi aspetto il remix di Mariah Carey, All I Want For Christmas, sì, per forza. E non è Natale senza le canzoni. Tra poco. Sì. Siamo inizio a lavorare per fine novembre. Perché io già ho visto se ci puoi fare un altro pubblico.
Sì, eh. Quello si ricompa da soli i pollicioni. Se tu mi stai in classifica. Adesso è nato anche il sito per comprare le view su YouTube. Cioè, veramente? Sì. Adesso è diventato proprio, sì, esattamente. Cioè, è assurdo. Se adesso pensi che il disco d'oro lo danno con 100.000 download, non ci vuole niente a fare. Come no? 100.000 download te li come lo stesso lo. Bravo, esatto. Hanno fatto il disco d'oro. Hanno spiegato lo studio. Come no? Che prima invece non mi ricordo quando era, a parte che prima dovevi comprare per forza i dischi, non era dove. Esatto. Quindi prima era molto più così. Ma poi non era. Adesso è anche più facile perché cellulare, iPad, computer, sì. Esatto, sì, puff. Ed è anche più facile, capito, ammacchiettare questa cosa, perché come like su Instagram che... Una volta ancora, come la nostra presenza qui a Radio Castelluccio con Destinazione Sport. Lino, ci scrivevano in diretta che un paio di mesi di italiano si sono sentite male, quindi se vuoi... Che cosa volevamo dire al riguardo? Scusate. Scusate, ma voi dovete rendervi conto però che anche la regia ci aveva anche un po' distratto. Luca, è colpa tua adesso. Sì, si era anche dimenticato di farci rientrare. Tu ti rendi conto? Ah, ragazzi, dovete rientrare. Vabbè, non si fa. Torniamo invece a parlare della Rechi Rugby Salerno e a tal proposito chiedo, com'è la situazione impiantistica a Salerno, ma soprattutto in questo caso la vostra? Sì, la nostra, vabbè, noi giochiamo al Vestuti. Devo dire che per fortuna quest'anno, grazie anche all'amministrazione, hanno fatto qualche miglioria, cioè hanno riparato tutte le luci, quindi adesso anche gli allenamenti è bellissimo, sembra quasi di essere di giorno. Verremo. Esatto. Poi siamo riusciti a mettere i pali da rugby sul campo, quindi è una bellissima conquista. Adesso ci sarebbe solo da rifare il fondo, insomma, un po' l'erba, queste cose qua. Ecco. C'è da dire che quando parliamo di impiantistica c'è sempre un qualcuno al comune che gli viene un po' di mal di pancia, secondo me, che dici? Sì, perché è un po' la nostra mission, no? Questo voler a tutti i costi creare un qualcosa per le società e per gli sport di cui Salerno comunque vanta un ampio palmarès, diciamo così, no? Mentre invece torniamo alle notizie sportive con il nostro bordocampista Lino Grimaldi Avino direttamente. Ma mi ci vedi a bordo campo, onestamente, dai. A largo campo. A largo campo. Comunque, Federer KO con Thiem, niente di meno. Per Roger Federer, il grande Federer, martedì c'è Berrettini, che partita che sarà. Pallanuoto, le World League del 7 Bello d'Oro. Domani c'è l'esordio stagionale dei campioni del mondo. Ma poi c'è anche la maratona di Atene. Baldini e Cassini ce l'hanno fatta. Le due medaglie d'oro alle Olimpiadi greche hanno centrato i loro obiettivi. Stefano Baldini, 48 anni, e Igor Cassini, 42. Mamma mia, ce la posso fare anche io. Sul duro percorso di l'Atene Authentic Marathon, benché ostacolati dalla pioggia e dal vento contro, hanno centrato l'obiettivo di scendere rispettivamente sotto le 3 e le 4 ore. Io ho paura. Abbiamo anche un almanacco del giorno per quanto riguarda gli sportivi nati proprio oggi, 11 novembre. Nel 68 il giocatore Diego Fuser, ora una carriera da allenatore per lui, ha preso gli scalpini a chiodo, ma le sue esperienze vanta tra le sue appunto glorie con il Torino, il Milan, la Fiorentina, la Lazio, il Parma e la Roma. Nel 75 invece c'è un rugbista, Daisuke Ohata, un ex rugbista a 15 giapponese, ruolo tre quarti ala, io leggo perché non so il ruolo, quindi per me sono cose scritte. È uno molto veloce. Perfetto, è uno molto veloce, quindi mangiava relativamente poco. Detentore al 2011 del record internazionale di mete marcate con 69. Con la squadra nazionale giapponese ha segnato finora 69 mete in 58 partite, stabilendo il primato mondiale. Al manacco del giorno che si conclude con gli eventi sportivi, nel 2003 Valentino Rossi firma un nuovo contratto che lo legherà alla Yamaha per 2 anni e che fa diventare il campione di motociclismo, lo sportivo italiano più pagato. Nel 2007 invece è record mondiale per Enrico Fabris nei 5.000 metri di pattinaggio a velocità su ghiaccio, un altro che mangia poco, a Salt Lake City dove si tenne la Coppa del Mondo, chiuse la gara migliorando di 8 centesimi il precedente record dell'olandese Sven Kramer. Grande Enrico Fabris.
tuo amico di scuola. No, no, mi ricordo, insomma, quando ha fatto i mondiali, le olimpiadi. Va bene così. Diamo invece un saluto alla Rechi Rugby Salerno, però brevemente ricordiamo i prossimi appuntamenti. Allora, con la prima squadra ci vediamo al Vestuti se volete vedere la partita dei ragazzi il 15 di dicembre alle 14.30. Invece invito tutti quanti i bambini a venire a provare questo bellissimo sport. Ci trovate il mercoledì alle 19 allo Stadio Vestuti. Perfetto, adesso una canzone e poi l'ultimo blocco. Vabbè, ovvio. Perché non è niente, cioè, è preparato solo per quanto riguarda, ecco, queste cose, il calciatore. Certo, certo, le notizie, certo. Nature come l'abbigliamento del lunedì di Lino, che vi invito comunque a rispondere al sondaggio su Facebook. Senti, ma ne vogliamo parlare che tu metti una maglietta di Guess? Facciamo. No, perché sono un protagonista. Guess, capito? Sei un protagonista, vediamo un po' il tuo abbigliamento. Un minuto e venti. Prossimo talk? Sì, quindi... Parliamo brevemente mini rugby, come hai detto tu. Sì, vabbè, tanto già. Posto perfetto. Come hai detto, il sabato ha fatto il torneo di 50 bambini, di anche proprio. Vabbè, questo già l'ho detto prima. Spieghi un minuto i progetti, insomma, futuri, i progetti attuali, quello che vuoi. Comunque ti trovo un po' dimagrito. Sarà la maglia? Lo vediamo domani, c'ho la visita. Francesco si è messo a dieta. Sì, perché quando ha saputo che qui stavamo in piedi, c'era la diretta Facebook, ha detto non devo mangiare più. Quanto a me ho adesso, quindi. Però chiunque ho detto, va a dire, anche quando vedo 96, infatti non è che... Poi dell'allenamento, magari, no? Non puoi dire che viene fatto. Le spalle ce l'ho, il resto mi manca. Cioè, la corsa. La sicuro, è quello che ti preoccupa. E poi il fatto che le lentine si possono usare. Sì. Molti compagni di squadra usano durante la partita, anni di fanno così. Per questo. Simone domenica sta giocando negli aiuti. Perché poi non c'è. Possono utilizzare con quegli occhialini tipo... No, tipo qualcuno... soprattutto per esempio i bambini li usano, sono omologati adesso proprio dal World Rugby, insomma. E poi anche qualche giocatore, vabbè. C'è un giocatore della nazionale, australiano. Però lì perché lui ha perso proprio l'occhio. E quindi E però gli servono perché giustamente non è che può prendere botte sull'occhio. Sì, esatto. Senti, parliamo un po' di filmografia. Non mi guardare male. Allora, il vostro film preferito sul rugby? Ah, sul rugby? No, quello non è sul rugby. Dai che ce ne stanno. Come si chiama? Donna, io non mi ricordo più quello... C'ho un lapsus. Ragazzi, Invictus. Ecco, bravo. Invictus con Mandela. Un lapsus assoluto. Ma lo sai che quest'anno Sudafrica ha vinto la Coppa del Mondo? Certo che lo so. Certo che lo so. Ragazzi, andiamo un pochino prima, così. Tra quanto? Sempre un minuto per parlare. Sempre un minuto per parlare. Mo andiamo prima, così avete pure un minuto e mezzo. Ok, quasi. Tu fai così quando dobbiamo salutare. Sì, che quello... sentite che abbassò, poi commentate. Quello che Luca c'ha qualche appuntamento amoroso. Michael Jackson qui su Radio Castelluccio. Prima di salutarci facciamo un resoconto, no, di questa progettualità, diciamo così, della Rechi Rugby Salerno. Ma per quest'anno, per quanto mi riguarda, io seguo direttamente il mini rugby, andremo in molte scuole elementari, abbiamo già dei progetti per, insomma, promuovere questo sport e farlo conoscere a quanti più bambini possibili, e cerchiamo di portare appunto tutti quanti al campo, come dicevo, il mercoledì alle 19 vi aspettiamo a provare questo nuovo sport, insomma, se non avete mai provato. Silvia, c'è speranza anche per Lino di entrare a far parte del rugby? Assolutamente sì, il rugby è uno sport per tutti, eh? Tu per forza, ospite per ospite che viene, devi cercare di farmi affibbiarmi. Perché io voglio far diventare uno sportivo. Fondamentalmente, perché vuoi bene a mia moglie, ma mia moglie mi vuole bene così come sono. Tralasciando il terzo tempo.
Tralasciando il tentativo, che è la causa bella per me. Quindi Silvia, ci prometti questo terzo tempo per lì, no? Assolutamente, ma poi non c'è il rugby senza il terzo tempo, cioè vanno di pari passo. Parmigiana. Eccolo. Non so, pasta al forno. Vabbè, non esageriamo, comunque una bella caprese. Non è uno sportivo. Quindi questo progetto per far conoscere nelle scuole questo, tra virgolette, fenomeno del rugby. C'è, ci dicevi prima, il tuo film preferito sul rugby. Invictus. Guarda, l'ho detto io! Perché avevo avuto solo un lapsus. E invece c'è una curiosità, come vi caricate? Perché c'è quell'H, come si chiama? L'H la fa solo la Nuova Zelanda, perché comunque okay. È una danza maori di guerra, cioè proprio una roba tradizionale. Modo per caricare. No, noi diciamo che prima dell'inizio della partita c'è il capitano che fa insomma un discorso per motivare la squadra, eh? E poi vabbè, ogni squadra ha il suo magari urlo prepartita. Ecco. In pratica, se non vincete, vi portate in mazzata a casa. quello per forza. Beh, penso che sabato per la prima volta che abbiamo fatto un concentramento ci sono stati dei bambini che si sono messi a piangere perché hanno perso la partita. 6-7 anni, poveri. Quante squadre, tra virgolette, under ci sono? Praticamente partiamo dall'under 6 fino all'under 12, questo è il settore mini rugby, sì, 4-5 anni. Mamma siamo mia. Da lì. Va bene. Noi ringraziamo Silvia della Rechi Rugby Salerno, ringraziamo Daniele, la voce fuori campo, no? Come diceva Lino il Fantasma. Ciao a tutti. Ciao a tutti, noi ci vediamo sabato con Destinazione Rechi, sempre qui su Radio Castelluccio by Salerno Sport 24, e lunedì sempre con Destinazione Sport. Ciao a tutti e grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti.